i 5 Stelle sono a un passo dalla morte, politicamente parlando. L'unica speranza che hanno per rilanciarsi si chiama Conte. E quindi, quando si sono visti ieri pomeriggio a Roma all'Hotel Forum, sostanzialmente Conte ha chiesto quasi tutto, si è preso del tempo. E gli ha detto: io accetto soltanto se posso fare del Movimento 5 Stelle, non dico quello che mi pare, ma quasi. Il problema ulteriore dei 5 Stelle è che i 5 Stelle un anno fa, in quegli cosiddetti stati generali, avevano scelto la segreteria, il comitato direttivo a 5, e l'avevano scelta probabilmente perché all'epoca c'era da disinnescare Di Battista. 2 settimane fa hanno sdoganato questa segreteria a 5, ma se adesso c'è la segreteria a 5, Conte dove lo metti? Quindi gli devi fare un ruolo ad hoc. Credo che questa sia la strada. Credo che a Conte daranno un ruolo di leadership. Mi risulta che Conte voglia scegliere i nomi della segreteria perché ce li vuole mettere lui, li vuole mettere forti, tra questi ci vuole mettere Di Maio. Però il succo, secondo me, è che i 5 Stelle possono ripartire soltanto se danno le chiavi in mano a Conte e Conte li rivolta come un calzino. Addirittura, e mi risulta che Conte gliel'abbia chiesto, ipotizzando anche di cambiare il nome. Perché il Movimento 5 Stelle, così come c'era prima, non esiste più. Con Conte il Movimento 5 Stelle diventa una forza, come diceva Di Maio anche provocatoriamente, liberale e moderata, diventa un po' Verdi, un po' radicalismo civico, un po' Democrazia Cristiana cattocomunista, ma diventa un'altra cosa. Credo che non tutti accetteranno questa scelta, ma sarà un esodo piccolo, Lili. Chi è che se ne va? Se ne andrà quel 5-10% di zoccolo duro che ancora vuole utilizzare la piattaforma Rousseau, Chiaro. che ancora vuole parlare con Casaleggio, ma l'unica strada è quella, c'è poco da fare.